Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti all'ultima giornata della rappresentazione teatrale dell'Associazione Culturale Oltre il Sipario. Prima di iniziare oggi con la commedia che vedrà appunto i ragazzi di Oltre il Sipario esibirsi, ci saranno due momenti di premiazione per delle attività svolte precedentemente. Quindi vorrei al mio fianco, prima di iniziare, Giuseppe Toscano, corrispondente della Gazzetta del Sud. Un applauso. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Isabella. Allora, possiamo passare direttamente alla premiazione. Vi volevo dire velocemente di cosa stiamo parlando. Questa sera consegneremo delle targhe, c'è stato un progetto molto importante che ha portato avanti l'Arcidiocesi Reggio Calabria Bova. Questo progetto si chiamava Costruire Speranza, percorsi di legalità e giustizia. E all'interno di questo progetto, che tra l'altro ha previsto anche lo spostamento, il pellegrinaggio di una lampada, la lampada della legalità, la torcia della legalità, che è stata anche ospite e portata a merito a San Lorenzo e a Rogudi, all'interno di questo progetto tra l'altro era previsto un concorso fotografico, e questo concorso fotografico ha registrato la partecipazione di tantissime realtà. E per quanto riguarda la nostra zona, la zona pastorale di Melito Porto Salvo, ha partecipato un gruppo di ragazze e ragazzi delle parrocchie nostre, parrocchia di San Lorenzo Marina, Rogudi, Immacolata, hanno realizzato dei lavori che poi sono stati pubblicati su Facebook e hanno ricevuto più di un migliaio di likes, e quindi hanno avuto un successo veramente importante, e proprio per questo questa sera verranno premiati. Ci sono anche altre due realtà che tra poco vi presenterò, e sono due realtà che anch'esse hanno partecipato al concorso, e quindi è giusto menzionarle, è giusto ringraziarle con questa targa. Cos'era questo progetto? Era un progetto che puntava, mirava a mettere in luce aspetti positivi e negativi delle nostre realtà, ma preferirei che entrasse nel merito colei che è stata una delle coordinatrici, una delle voci portanti di questo progetto, che è la dottoressa Giusi Tripodi, che invito a raggiungermi. Accogliamola con un applauso. Allora Giusi, parlavamo di questo progetto, prendi pure il microfono, vuoi spiegare di cosa si trattava? Allora, il progetto Costruire Speranza è un progetto che oggi è alla sua seconda edizione, ci troviamo alla prima annualità della seconda edizione. È un progetto molto innovativo, tanto che è stato studiato addirittura dalle diocesi spagnole, se così le possiamo definire, perché qual è stata l'originalità di questo progetto? 12 diocesi di tutta la Calabria, quindi tutte le diocesi insieme, camminano per sensibilizzare sui temi della giustizia e della legalità. Un progetto molto complesso che prevede molte azioni, quali ad esempio l'animazione nelle scuole, il giro che ha fatto la fiaccola di cui giustamente hai parlato, il concorso fotografico e tantissimi altri che proseguiranno nell'annualità successiva. Quindi un progetto complesso che peraltro nell'annualità che comincia adesso a settembre si muoverà proprio nell'area di Melito Porto Salvo e in queste zone, quindi Furi, San Lorenzo. Quindi ci saranno altri appuntamenti? Sì, sicuramente. Per tutti, non solo per i giovani, perché questo era un concorso riservato ai giovani. Il concorso era una delle azioni del progetto, esatto, ed era riservato appunto ai giovani. E era luci e ombre. Luci e ombre di legalità della nostra Calabria. Quindi i ragazzi dovevano, come dire, descrivere in uno scatto un aspetto delle luci che ci sono in Calabria e uno delle ombre. In questo sono stati bravissimi. E in questo hanno poi preso luci e ombre delle rispettive zone di appartenenza. Se questa realtà di cui vi ho parlato prima, il gruppo di ragazzi e ragazze della nostra zona, ha partecipato al concorso fotografico che l'Arcidiocesi, attraverso anche la Caritas, ringraziamo il suo mentore Don Nino Pangallo, insomma, che ha voluto fortemente che questo progetto venisse realizzato, se la nostra zona è stata presente e ha avuto anche un grosso successo, dobbiamo dire il nostro grazie sia una di quelle persone molto umili e silenziose che però sono sempre in mezzo alla gente.
a promuovere quello che portano nel cuore, portare quello che hanno nel cuore, cioè Gesù Cristo. Noi abbiamo la fortuna, a volte non ci rendiamo neanche conto, di avere un sacerdote che è umile e allo stesso tempo incisivo, perché porta Cristo e lo fa con semplicità, e di questo veramente dobbiamo essere grati a Dio, perché poi abbiamo anche degli esempi di sacerdoti che hanno altri carismi, per carità, insomma, ma che comunque non sono così presenti a livello di piazza. Ed essere sulla piazza in questo momento è importante, perché la Chiesa, come ha detto Papa Francesco, non può essere una Chiesa pantofolaia, ma deve essere una Chiesa in uscita. E grazie a questa persona che adesso vi presento, che anche grazie a questa persona che è nato un percorso che ha visto coinvolte le nostre parrocchie, la parrocchia dell'Immacolata, di Rogudi, di San Lorenzo Marina e che di Annà, anche di Melito, che è sfociato in una giornata intitolata Amicizia Land, la terra dell'amicizia, che ha visto l'8 aprile raccogliersi e radunarsi in preghiera assieme a noi, assieme a questi ragazzi che l'hanno promossa, 400 persone, più di 400 persone all'Access Point di Rogudi. E questa persona è un sacerdote, come vi dicevo appunto, è Don Giovanni Zampaglione. Buonasera Don Giovanni. Buonasera. Buonasera. Grazie per le belle parole che non merito. Meritate, meritate. Grazie, grazie. Allora, raccontaci questa esperienza di Amicizia Land. Una bellissima esperienza che abbiamo vissuto assieme. È bello, ed è stato bello, ma sarà ancora più bello se ci rivedremo tutti assieme per passare una giornata, perché è bello vedere comunità che stanno bene assieme, in comunione, trasmettendosi le idee, pregando soprattutto, certamente la prima cosa pregando, però l'obiettivo è stato centrato, perché è stato bello vedere comunità che facevano amicizia, si incontravano in quel momento e tante persone che non si vedevano mai proprio in quella giornata proprio si incontravano e si scambiavano delle bellissime idee. Veramente una bella esperienza da ripetere. Sicuramente sì, coinvolgeremo ancora tutte le persone che sono state coinvolte, magari cercheremo anche di allargare il campo dei presenti e chissà, insomma, da qui a breve magari una nuova edizione di Amicizia Land potrà essere proposta. Certo, e saremo ancora più di 400. A proposito di Amicizia Land, i ragazzi hanno fatto pervenire al comitato due fotografie. Una rappresentava il voto, le promesse elettorali, cioè ci sono delle persone, i candidati solitamente, che al momento delle elezioni arrivano dappertutto e promettono mari e monti, salvo poi lasciare tutto come era prima. E questa foto rappresenta una candidata e due con accanto madre e figlia in misere condizioni, come dire: voi mi avete votato, ma io non vi darò più nulla, non vi do nulla di quello che vi ho promesso. E quindi questa è sicuramente la negatività. La positività invece della nostra terra è stata colta da queste ragazze in uno scatto che ha messo insieme sotto un albero di ulivo tre ragazze, tre donne che stanno lavorando e raccolgono appunto le olive. Quindi c'è questo ritorno alla natura, un ritorno alla natura che rappresenta anche una fonte di reddito, una possibilità di lavoro, di persone che decidono di rimboccarsi le maniche, di non stare a guardare, e quindi questa è sicuramente una bella luce della nostra terra. Tra le ragazze che hanno preso parte a questo concorso, che hanno fatto parte del gruppo di Amicizia Land, c'è una ragazza di Marina di San Lorenzo, che io vi presento. Prima vorrei presentarti la nostra valletta. Sì, Mia. Come si chiama la nostra valletta? Lo vuoi dire tu come ti chiami? Mia. Eccola qua, un applauso a Mia. Grazie Lia di aver portato le targhe. La ragazza, vi dicevo, si chiama Lina Fazzari. Buonasera Lina. Allora, dicevamo di questa bella esperienza che è stata vissuta. Tu hai vissuto fianco a fianco con un gruppo di ragazze e ragazzi, avete lavorato sodo per preparare questa giornata famosissima ormai dell'8 aprile. Ecco, volevo chiedere le tue impressioni, com'è stato lavorare assieme a questo gruppo?
Allora, parlando del concorso Luce d'Ombre, è stata una bellissima esperienza e non parlo solo per il momento fotografico. Prima dell'8 aprile ho avuto modo di conoscere nuove persone che comunque non conoscevo. È stato un bel momento di collaborazione. Ringrazio Don Giovanni, Giusi, Peppe perché mi hanno dato questa possibilità. Non è finito lì quel momento, i rapporti continuano, continuate a sentirvi e c'è la possibilità anche di costruire altri momenti tipo la giornata dell'8 aprile. Sicuramente faremo dell'altro, i rapporti non si sono interrotti, purtroppo le mie amiche non sono qui presenti perché sono a Roma, sono andate a... Purtroppo, diciamo per fortuna. Sono a... Fortuna ovviamente, però per noi... Sono a Roma per partecipare al sinodo nazionale, al sinodo dei giovani, quindi una cosa veramente bella, sono partite dalla nostra terra per andare a Roma a partecipare agli eventi che in questi giorni saranno vissuti assieme al Santo Padre e quindi una cosa molto ma molto bella. Allora grazie Lina per quanto hai fatto, a te la targa, la consegna alla dottoressa Giusi Tripodi. E questa era la prima targa, rimani pure con noi. E adesso per la partecipazione vorrei chiamare per quanto riguarda l'associazione Abachi Fiorella Zito. Eccola qua, salutiamola con un applauso, buonasera. Allora, mi dici un po' che cosa avete rappresentato con le vostre fotografie? Sì. Allora, dopo vari incontri con le mie colleghe abbiamo riflettuto parecchio su cosa andare a fotografare in realtà, però poi guardando sotto gli occhi abbiamo capito e pensato che la foto l'avevamo proprio davanti e come luci della legalità abbiamo rappresentato Casa Anawim, che è appunto un bene sequestrato alla mafia, dato incomodato d'uso alla nostra associazione, che ne ha fatto praticamente sede di sogni e speranze. E invece, ombre della legalità, abbiamo deciso di fotografare l'ex emeroteca di Reggio Calabria, che era una struttura che l'amministrazione comunale della città aveva dato in concessione all'associazione IPD, associazione dei ragazzi down della città, che è stata bruciata per ben due volte. Credo che sia stato un segnale abbastanza forte. Quindi anche per voi un progetto di gruppo, un lavoro di gruppo che sicuramente è stato positivo. Sì, 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 è positivo, è una bellissima esperienza. Ok, grazie, anche per te la targa, prego. Ci sarà una terza targa da consegnare, ma mi pare che questa sera non ci siano i rappresentanti del Servizio Civile Nazionale della Caritas, sarà consegnata successivamente a cura appunto della dottoressa Giusi Tripodi. Vi ringrazio, ringrazio Don Giovanni, ringrazio tutti quanti e buon divertimento. La parola a Isabella che è brava e grazie. Mi raccomando, incoraggiatola con i vostri applausi. Grazie e buona serata. Grazie a Giuseppe Toscano e ai ragazzi del progetto Costruire Speranza. Mia, tu rimani con me perché adesso dobbiamo far salire i tuoi amici. Invito Noemi e i bambini a salire nel frattempo sul palco e vi spiego anche perché. Oggi pomeriggio si è tenuto un laboratorio scientifico nella scuola elementare. Entrate. Facciamo un applauso ai piccolini. Allora, stavamo dicendo, presso la scuola elementare questo pomeriggio si è tenuto questo laboratorio scientifico didattico e pertanto le ragazze e i ragazzi che si sono dati da fare con questi bambini vogliamo ringraziarli. Sono Noemi e Francesco in primis, che sono qua sul palco, Giannina, Alessandro e Alessia. Prima di dare ognuno di loro adesso verrà consegnato appunto da Noemi e Francesco un attestato per la loro partecipazione questo pomeriggio. Volevano ringraziare il sindaco Bernardo Russo di San Lorenzo, la dirigente scolastica, la dottoressa Borrello, al comitato festa e alcuni donatori privati che si sono prodigati a sostenere questo laboratorio. Facciamo un applauso ai ragazzi. Vi siete divertiti? Sì. Cosa avete fatto brevemente, così nel frattempo ci raggiunge Vincenzo, così iniziamo con la commedia. E chi mi vuole dire cosa avete fatto? No. Mia, dai, ormai fai la mia assistente. Cosa avete fatto pomeriggio? Abbiamo fatto degli esperimenti.
Vi siete divertiti, sono stati bravi. Quindi il prossimo anno lo facciamo ancora? No. Sì. Allora, ringraziamo i ragazzini, ancora un applauso. Complimenti soprattutto agli educatori per quello che fanno per i bambini. Attestato? Sì, diciamo i nomi che hanno partecipato. Alice Anastasio, Mia Bello, Giovanna Familiari, Davide Lingria, Jacopo Lingria, Maria Francesca Malara, Domenico Mangiola, Alessia Chelona, Cristian Micchia, Lucia Nucera, Francesco Pizzi, Miriam Pizzi, Paola Pizzonia, Alessia Rodà, Francesca Zampaglione, Laura Russo e Gino Scordo. Chiedo scusa se qualche bambino ha sbagliato l'accento sul cognome, non fa niente. Facciamo una bella foto di gruppo per ricordo. E grazie ovviamente anche a Don Giovanni Zampaglione che si prodiga sempre per i giovani. Un applauso.